Corner in diretta dallo stadio Robiano Piola di Vercelli, dove da poco si è conclusa Pro Vercelli Perugia, che ha visto la vittoria degli ospiti umbri per 1-0, una rete se vogliamo anche rocambolesca. La Pro nel secondo tempo ha giocato in 11 contro 10 per l'espulsione di Desi, Jacopo Desi, talentuoso centrocampista del Perugia, e ciononostante comunque gli assalti all'arma bianca, dal punto di vista agonistico, gli assalti terribili, devastanti dei Leoni, beh, questo non è stato sufficiente. Brignoli sugli scudi, portiere della Perugia, che ha parato il parabile, un po' di imprecisione negli avanti nostri, una gara estremamente generosa. Andiamo a commentarla insieme al punto, quando mancano tre giornate alla fine del campionato. Mancano tre giornate e la Pro dovrà giocare la prossima settimana a Ferrara contro la SPAL, prima in classifica, poi riceverà il Brescia, totalmente coinvolto nella lotta per la salvezza, e infine a Frosinone contro la squadra, che è una squadra che sta lottando per salire in Serie A. Paolo Gaglione, Fabio Marzola, Enzo Emanuelli, Massimo Bignardi, Paolo Gagnone. Partiamo dall'amico e collega Paolo Gaglione per commentare una gara che, come dicevo, secondo me è stata estremamente generosa da parte della Pro. Tu che impressione ne hai ricavata? Giornata infausta, ha girato tutto male, infortuni, gol stupido preso in mischia, probabilmente c'era anche un tocco di braccio di un avversario non visto. Però io dico che questa Pro Vercelli oggi è una delle Pro Vercelli che mi sono meno piaciute nel campionato, una delle peggiori partite a livello tattico. La Pro Vercelli che ha creato occasioni da gol, tutto cuore, solo cuore. Poca tattica, poca attenzione a questa partita. È vero, abbiamo giocato con quattro punte l'ultima mezz'ora, ma abbiamo fatto solo della confusione, abbiamo fatto fare bella figura al portiere avversario. Ci sta, per la legge dei grandi numeri ci sta, perché dopo 12 risultati utili consecutivi ci poteva stare una defiance, probabilmente hanno pagato anche un po' tutti le tre partite settimanali. Questo non compromette nulla, sapevamo che affrontando tre delle migliori squadre nelle ultime quattro giornate sarebbe stato un compito arduo. Le note positive sono che la squadra è ancora a gamba, ha corso fino al 96esimo, questo fa ben sperare per le tre giornate che ti restano da giocare. Le note negative è che The World, il muro bianco, purtroppo si sta sbriciolando, non per colpa di nessuno, ma per fatalità, perché avevamo già un difensore che non era in perfette condizioni fisiche, oggi è rimasto in partita, si è fatto male anche Bani, e con l'infortunio ancora di Palazzi, Emanuello oggi anche lui si è fatto male, speriamo che non sia nulla di grave, perché noi dobbiamo arrivare a queste ultime tre partite con la squadra che sia a posto, perché sono due trasferte molto insidiose e uno scontro diretto in casa che dobbiamo onorare nel modo migliore. Grazie Paolo. Fabio Marzola, tu sei soddisfatto certamente non del risultato, ma della prestazione della Pro oggi? Mi lascia un po', non dico a desiderare, ma mi lascia un po' con dei punti interrogativi, cioè quando ti manca quegli 11 titolari che hanno fatto bene in queste ultime 12 partite, la Pro va in difficoltà, e soprattutto va in difficoltà quando si trova quelle squadre che giocano con 10 giocatori dietro la linea della palla. Ecco, lì la Pro veramente fatica, non riesce a costruire bene gioco, fatica a trovare occasioni nitide, poi se ne trovi una per caso la devi buttare dentro. Moran, quella lì, non può veramente sbagliarla. Ecco, paghiamo l'assenza di uno stoccatore vero e proprio in questo momento come Bianchi, di un Lamantia, che è un altro stoccatore che non è ancora al massimo della condizione. D'altra parte invece ho visto un'ottima tenuta difensiva da parte del Perugia, un'ottima difesa, Mancini e Belmonte in campo hanno fatto una partita secondo me encomiabile, anche Brignoli nelle uscite gli abbiamo fatto far bella figura noi buttando sempre palloni in mezzo. Però il Perugia, a me tatticamente il Perugia è veramente piaciuto. Ma nel particolare dunque a te che cosa non è piaciuto di questa
cambiato chi, cosa nella disposizione e negli uomini? Ma non è facile cambiare un giocatore, soprattutto dopo 20 minuti di partita, un giocatore che ti può spostare anche equilibri, perché Emanuele abbiamo visto che può spostare anche equilibri in una partita, perché è un giocatore capace soprattutto di una grandissima fase di inserimento, una fase offensiva, andare in appoggio alle punte, un giocatore che calcia anche dalla distanza, quindi la perdita di Emanuele secondo me è una perdita importante. Bani è un'altra perdita importantissima, perché comunque zoppicava claudicante e lì ha dovuto cambiare modulo. Poi l'espulsione sembra che ti ha agevolato, invece l'espulsione non ti ha agevolato, ti ha messo ancora più in difficoltà, perché come ti ho detto la Provercelli soffre tantissimo contro quelle squadre che giocano con 10 dietro la linea della palla. Il Perugia è stato costretto a giocare così, non ti lasciava varchi e l'organizzazione del Perugia ha fatto la sua. Io avrei alla fine, poi non avrei tolto Germano, che era il giocatore che secondo me poteva farti la differenza e mettere quei traversoni. Io avrei fatto cambio punta per punta alla fine, perché 4 punte l'ho capito poco. Ecco, davvero, caro Enzo, tu concordi con la Perugia che in realtà poi si è difeso lasciando alle sporadiche ripartenze la capacità di pungere i nostri molto sbilanciati? Enzo? Beh, l'uomo più è sempre un vantaggio per chi deve attaccare. Quello che la Pro non è riuscita a fare oggi è stato di sfruttare l'uomo in più. Perché? Perché, come è già stato detto, schierando tutte queste punte, in realtà abbiamo agevolato il gioco difensivo del Perugia. Perché il problema della Provercelli è stato costruire il gioco. Per tutto il secondo tempo abbiamo crossato da tre quarti, facendo fare la figura del portiere, ma quelli sono cross che sono dei cuscini a tuffare, non hanno nessun senso. Non abbiamo sfruttato l'uomo in più, non abbiamo messo un centrocampista in più, non avevamo bisogno di una punta in più, lì si poteva cambiare la punta. Quello che serviva alla Provercelli era un centrocampista in più, molto probabilmente, sfruttare le fasce avendo un uomo in più, cosa che non è stata fatta. Ci siamo ammassati davanti alla loro difesa, abbiamo fatto fare, abbiamo avvantaggiato il loro gioco difensivo. Secondo me questo è stato l'errore della Provercelli. Provercelli che peraltro secondo me è potuto espresso bel gioco. Io devo dire che nella prima parte della partita, tutto sommato, la Pro non è piaciuta parecchio, cosa che invece nel secondo tempo assolutamente no, perché per queste ragioni veramente abbiamo favorito l'azione difensiva di l'unico che io ho fatto. Tutto sommato, io devo dire, a me non è per niente piaciuto. Assolutamente oggi il Perugia non ha dimostrato assolutamente niente a mio avviso, perché questa solidità a centrocampo non l'abbiamo avvantaggiato, la velocità della difesa l'abbiamo creata noi ammassando gli uomini a ridosso della linea difensiva. Loro non hanno veramente costruito niente su questa sfida. No, io dico non che la cosa che non dico mai, però anche l'arbitro oggi mi è sembrato assolutamente insufficiente. Non bisogna attaccarsi a questa cosa, è una cosa da non dire, però veramente l'arbitraggio odierno mi ha lasciato molto perplesso, soprattutto quando un arbitro si fa mandare a quel paese due volte, e assolutamente ha fatto finta di niente. Allora, è un arbitro che non ha personalità. Se fosse stato fatto da un giocatore della Pro, sono sicuro che sarebbe già nello spogliatoio con il cartellino rosso a farci la doccia, cosa che invece non è avvenuta. Dico, non è una scusante, non bisogna attaccarsi a questa cosa, però è stata una cosa molto evidente. Sì, è vero, Fabio. A parole che ha detto uguali, identiche il presidente, questo ultimo. Il presidente l'ha detto. Fosse stato un giocatore della Pro, questo eravamo noi. E il Perugia giocava già 10 contro 11 quando si è creato l'episodio, ecco Massimo. Sì, sì. L'episodio mi sembra quello di Chiara quando è stato ammonito, il Perugia era già in superiorità numerica. Ma poi anche, l'ha detto anche il presidente, il presidente della Provercelli non è stato sottolineato. Il fallo dove Mancini mi pare ha abbracciato Vives in mezzo al campo, sì. Si è dimenticato dell'ammonizione. Non è però l'arbitraggio un fattore. Sì, tutto sommato sì, è vero, condivido l'opinione di Fabio Mazzola. Paolo. Però al di là di queste valutazioni condivido quello che hanno detto loro,
è vero, per me l'errore grosso dell'arbitro è stato nel funzionamento del gioco, perché ogni volta che uno va per terra, sta per terra tre minuti, una volta che devi battere una rimessa dal fondo e ci metti un minuto e mezzo, un arbitro serio non si può far prendere per il naso così. Ma ripeto, sono d'accordo con te, la prova questa se l'è persa da sola. L'arbitro ci ha solo fatto arrabbiare. Sì, grazie Paolo, in realtà l'abbiamo detto fin dall'avvio della trasmissione, una pro generosa, generosissima, che però non ha saputo sfruttare la pressione. Massimo Bignardi, tu condividi questa impressione? Perché quando si parla di sfortuna, di generica sfortuna, di sviste arbitrali, di decisioni arbitrali che in qualche modo avrebbero potuto ulteriormente, con una doppia inferiorità, favorire la pro, è chiaro, si mettono in conto anche queste. Però è anche vero che di fronte ci siamo trovati un Brignoli, il portiere del Perugia, fortissimo, in grandissima giornata, ma noi non abbiamo fatto parlare adesso a vendere questo portiere come se fosse il fenomeno della Serie B. Ha fatto delle uscite su dei cross che arrivavano da metà campo e non ha dimostrato assolutamente nulla oggi, non ha fatto bella figura, ha fatto il suo, è stato molto bravo a rotolarsi per terra, a perdere tempo, a pigliare per i fondelli l'arbitro, ma non è stato certo bravo per le parate che ha fatto oggi, Paolo, scusami. Beh, qualche intervento decisivo c'è stato su Comi, insomma, direi sì. Una, sì, su Comi. Troppo poco? Su Comi non so se ha fatto un intervento prodigioso il portiero o ha sbagliato Comi a metterla alta. Ma era palla, era alta, non poteva far diversamente. Sì, no, beh, certo. Gli è arrivata anche male. Un brutto arbitraggio, nel senso, con tante mancanze di personalità, si è fatto prendere in giro il giocatore Perugia molte volte, non ha fatto recuperare per tempo tante volte il gioco. Però una brutta pro Vercelli, secondo me. Mentre una pro Vercelli giusta, quella che ci voleva per portare a casa la partita oggi fino al 30°-35°, poi subito il gol, anche il modulo super offensivo della ripresa non ha sortito gli effetti, perché comunque se tu hai un uomo in più devi sfruttarlo facendo girare la palla, cercando la superiorità numerica sulle fasce, cambiando il gioco. Se tu butti le palle in aria dalla tre quarti, chi è in 10 soffre di meno. Noi abbiamo buttato via 25 palle traversone dalla tre quarti in aria, che il portiere ha fatto bella figura perché presa alta la prendeva e recuperava il pallone. Non è così che devi sfruttare la superiorità numerica, però non mi è piaciuta quantomeno da dopo l'espulsione, proprio no. Grazie Massimo. Paolo Gagnone, questa pro, al di là del risultato, ti è piaciuta o ti attendevi, dopo lo svantaggio, con la superiorità numerica, un atteggiamento diverso, delle soluzioni differenti? Allora no, dire che mi è piaciuta no, però oggi la pro, secondo me, e lo si vedeva già dall'inizio, eravamo con l'assenza di Rolando Bianchi, la mantia a mezzo servizio, eravamo sterili in attacco, per non dire nulla, secondo me. E fare gol è difficile, in più aggiungiamo gli episodi, la sfortuna, quello che vuoi, sono rimasti in 10. Io dico che oggi, se anche il Perugia rimaneva in 9, come abbiamo giocato con 4 punti sterili, così non avremmo segnato lo stesso. L'unica azione, secondo me, vera l'ha avuta Morra al 93°, ha fatto tutto bene, si è disimpegnato, ha tirato fuori di un metro, ci sta. Boh. Se fosse andata lì e avessimo pareggiato 1-1, i nostri discorsi qui sarebbero anche anche quell'iniziativa personale di Aramu, che ha provato poi il tiro ad effetto, è uscito fuori di 3-4 metri. Vabbè, comunque azioni più che altro personali. E boh. Se pareggiavamo il discorso era diverso, l'arbitro andava bene, tutto quanto, non appelliamoci a queste cose. Manca un punto, cerchiamo di farlo in queste tre partite con la grinta, la volontà. La fortuna oggi non ci ha assistito sia negli infortuni e tutto quanto. Speriamo che nelle prossime tre partite un punto riusciamo a farlo e sta salvezza la raggiungiamo. Grazie Paolo, alla luce dei risultati odierni e di quelli che ancora sono a venire, ci saranno alcuni posticipi che riguardano anche le avversarie dirette della Pro e anche la lotta per salire in Serie A, la promozione diretta, i primi due posti e poi anche disputa dei playoff. Certo, attenuante per la Pro, le attenuanti sono che comunque la squadra ha dato tutto in un certo modo, probabilmente non nel modo migliore, trovando delle soluzioni utili a sfondare la linea difensiva del Perugia, però ecco, diciamo anche che contro avevamo una squadra che è in piena lotta per salire in Serie A, una squadra quadrata, solida,
che è arrivata Vercelli, sì, con 17 partite, una panchina contissima, perché anche al Perugia mancavano molti giocatori, per esempio Di Carmine, il bomber della squadra, e contro comunque un Perugia che è davvero una signora squadra. Allora, è chiaro poi che il Perugia si è trovato in una condizione di difficoltà, ma la Pro, in ogni caso, ha fatto il suo. Certo, adesso la situazione è più preoccupante. Paolo. La situazione è quella di prima. L'ho detto in apertura, sapendo che nelle ultime tre giornate andavo a giocare contro tre delle squadre più forti del campionato. Noi, per me, dovevamo chiudere bene la partita di Pisa, essendo andati in vantaggio per 1-0. Non l'abbiamo chiusa. Oggi, ripeto, per la legge dei grandi numeri, in virtù di tutto quello che ognuno di noi ha espresso, che sono tutte cose vere, è andata così. Quello che fa ben sperare per la prossima giornata, lo ripeto, è la gamba della Vercelli. Oggi ho visto Vives ancora al 96esimo andare a fare un recupero, un inserimento. La squadra a gamba, mi sembra che ci sia uno spogliatoio che hanno fatto, che sono disposti a sacrificarsi insieme. Sì. Sono d'accordo con Emanuele. L'importante è recuperare alcuni giocatori fondamentali, perché la forza della nostra squadra non è stata in questi 12 risultati utili consecutivi l'espressione di un gioco spumeggiante, ma una grande compattezza davanti a una difesa solidissima, una squadra che non perdeva l'equilibrio. Oggi quello che volevo far notare è che si è perso l'equilibrio, perché noi a un certo punto della partita abbiamo lasciato tre quarti di campo il Perugia, che con Mustacchio poteva anche partire in contropiede e veramente farci male. Se oggi fosse finita 3-0 per il Perugia, con dei recuperi miracolosi che hanno fatto Vives e i nostri difensori a metà campo, non ci sarebbe stato nulla da dire. Poi occasioni ne abbiamo fatte, abbiamo fatto quelle 3, 4, 5 occasioni che non abbiamo sfruttato per precisione, per lucidità, mettetela come volete. Noi dobbiamo essere tranquilli, dobbiamo fare finta che questa partita non sia esistita, trovare l'equilibrio che ci ha contraddistinto nelle ultime 12 giornate precedenti a questa, e probabilmente noi da qui alla fine qualche soddisfazione ce la possiamo togliere. Per quanto riguarda la posizione di classifica, aspettiamo che si chiuda questa giornata particolarissima, è stato sottolineato anche dal collega Paolo Sala in sala stampa, troppe partite posticipate che non ci consentono di fare conti numerici. Quello che fa specie, che preoccupa un pochettino, è questo crollo dell'entella psicologico, atletico, quello che sia. Ma ci sta anche in questo finale di campionato, perché seppur vero che l'entella è crollata e ha regalato punti in giro, c'è anche un Ascoli che aveva bisogno dei punti veramente come il pane, che va a pareggiare con un Latina che invece ormai non ha più nulla da dire. Ma sul più nulla da dire del Latina vorrei aprire una parentesi anche lì. Adesso da qua alla fine ci sono interessi di classifica in alto, interessi di classifica in basso, ma ci sono anche le situazioni. Domani c'è un derby, Verona-Vicenza, che se fosse stato giocato 5 settimane fa mettevo l'uno fisso. Io domani non mi sento di mettere l'uno fisso, perché il Verona ha una pressione addosso che mette paura. Se Verona segna gliene fica 4, però se segna il Vicenza per il Verona è crisi. Noi possiamo andare a Frosinone, che Frosinone può essere tagliato fuori dai giochi per la promozione perché il Verona l'ha staccato e magari si risparmia qualche giocatore per i playoff, come abbiamo fatto noi quando abbiamo segnato i playoff. Certo. Possiamo andare a Frosinone e trovare a Frosinone che col coltello tra i denti si gioca l'unica possibilità. È vero, scusami. Volevo solo sottolineare una cosa. Perché oggi volevo far intervenire i colleghi di Perugia. Per la seconda volta uno in sala stampa ha detto che questo campo è piccolo. Ecco. Consiglio no, tutti di consultare. Cari, una battuta per una battuta rapida sulla partita che si è disputata con gli amici, i colleghi di Perugia. Un buon Perugia che si è difeso, se lo conoscevamo, una squadra compatta, decisa, determinata, e una Pro che nonostante gli assalti, nel secondo tempo non è riuscita a pareggiare. Ma secondo me la partita è stata molto equilibrata nel primo tempo, il Perugia ha trovato il gol negli ultimi 10 minuti, forse creando anche le condizioni per farlo. Quindi mi sembrava che il Perugia potesse controllare più tranquillamente la partita. Poi l'espulsione ha un po' cambiato tutto e devo dire che le uscite di Brignoli al limite dell'area sono state
determinanti per andare a prendere quei palloni che la Pro Vercelli ha messo in mezzo quando non riusciva a trovare il gioco per arrivare in profondità. Quindi l'espulsione di Dezzi, la grande partita di Brignoli e l'episodio del gol sono stati gli episodi che hanno deciso. Il Perugia affronterà nelle ultime tre gare quale squadra? Dunque, il Perugia giocherà venerdì contro lo Spezia, quindi andrà a Latina e poi la Salernitana in casa. Quindi una gara contro lo Spezia che è comunque tuttora in corsa per i playoff, Latina e Salernitana, Latina che potrebbe avere ancora delle chance di salvezza e la Salernitana bisogna vedere nelle prossime gare. Allora guarda, io provo a fare le carte. Il Perugia avrà tantissime assenze contro lo Spezia, però è la prima squadra che rincorre la terza, quindi non so se lo Spezia vorrà fare qualche conticino se certo. Sarà dentro i playoff. Il Latina credo che ormai abbia poche possibilità. La Salernitana potrebbe essere una partita senza un senso, ma attenzione perché tra Perugia e Salernitana c'è grande rivalità e quindi presumo che i tifosi della Salernitana vorranno una prova d'orgoglio alcuni, quindi insomma tutto da decifrare. Allora, ancora una battuta, voi siete arrivati a Vercelli, avete visto la Pro Vercelli, che impressione vi ha fatto la Pro Vercelli oggi? Ma innanzitutto dico che secondo me giocare 21 partite sul campo in sintetico non è possibile. Questa è la mia personale opinione. Si vede un calcio di tipo diverso rispetto a quello che si vedono sugli altri campi. Mi sembra che, considerato che il Perugia è stata una delle squadre che ha impressionato di più, la Pro Vercelli abbia fornito una buona gara, anche perché il Perugia, rimanendo in 10, però è una squadra che insomma fa sempre possesso palle, invece Cucchi ha preferito contenere, e la Pro Vercelli probabilmente avrebbe meritato di più. Devo dire che sulla lunga, sulle 38-39 partite finora giocate, credo che la Pro Vercelli si sia messa dietro molte squadre anche di rango, per cui credo che il campionato sia stato importante insomma della Pro Vercelli. Poi il tecnico ha detto che ancora per la salvezza ci sarà da aspettare, festeggerà probabilmente all'ultima giornata, però io penso che contro il Brescia qui ci sarà il match point. Grazie caro, ancora un'ultima battuta. Voi avete a Perugia accolto Mattia Mustacchio ed è stato ed è tuttora un contributo importante, se non decisivo, per il Perugia? Allora, innanzitutto è arrivato e si è presentato benissimo, perché è un ragazzo eccezionale. Poi probabilmente qui a Vercelli era una delle stelle, a Perugia sta provando a fare anche il gregario. Devo dire che la prestazione di oggi è stata veramente importante, perché forse non ha brillato come lo conoscete voi, ma ha fatto tutto il campo, tutta la fascia, si è sacrificato e quindi ha dimostrato e sta dimostrando di essere un giocatore importante per il Perugia. Grazie, a voi. In bocca al lupo e buon ritorno. Ciao. Grazie a voi. Arrivederci. Ciao. Avevo strappato il microfono dalle mani dell'amico Paolo Gaglione. Come i fagiani, li prendevamo al volo, volavano via. No, volevo dire che anche oggi l'allenatore Bucchi del Perugia in sala stampa ha sottolineato in un campo così piccolo. Il nostro stadio, andate pure a verificare su Wikipedia, su Google, è uno degli stadi, dei campi di calcio, dei terreni di gioco più grossi che ci sono, perché mentre gli altri sono tutti larghi 60, il nostro è largo 65. Il campo della Pro Vercelli è uno dei terreni di gioco metri quadri più grossi d'Italia. Però è compatto, c'è il San Paolo più grosso. Larghezza, ha detto che. Allora, Bucchi ha detto 2,5 metri. Momento, scusate, parla vicino al microfono. Allora, Bucchi ha detto in conferenza stampa 2,5 metri in larghezza da una parte, 2,5 metri in larghezza dall'altra mancano. E per noi sono un fattore. Sì. Però visto che i metri sono false, l'unità metrica è uguale in tutto il territorio nazionale. Il nostro campo è uguale a San Nicola. Smontiamo se la differenza di mezzo metro con San Nicola. Io dico di andare a vedere su Wikipedia Google Maps, vedete che uno dei campi di gioco più grossi d'Italia. Smontiamo dopo, tutte queste polemiche, Paolo. È senza dubbio uno, se non il campo di gioco dove c'è più vicinanza tra la linea dell'out e il rettilineo, e questo conta molto a livello psicologico. Poi volevo mandare un saluto a Rolando Bianchi, che so che ci teneva moltissimo a giocare questa partita e invece purtroppo non ho potuto farla per infortunio, ma io sono sicuro che Rolando Bianchi qualche gol prima della fine del campionato, se rientra, ce lo fa ancora.
E visto che andiamo in prospettiva di ragionamento e do una mano a Paolo per l'ultima tornata, io dico che questa squadra col mercato invernale si è rinforzata. Cosa ci aspettavamo noi dal mercato invernale? Che dopo aver dato via un Ebagua disastroso, abbiamo preso delle punte che si pensava non che facessero 10 gol a testa, ma che ne facessero 3 o 4 a testa. Allora, come li ha fatti? Morra li ha fatti anche Rolando Bianchi, chi manca all'appello è Aramu, che per me deve andare in panca nelle ultime tre partite. Grazie Paolo, tra l'altro stavo cercando il risultato di Livorno-Cremonese, il Livorno ha superato la Cremonese, si parla di Lega Pro, Cremonese che era in testa, l'Alessandria ha battuto come risultato, non superato in classifica. Un grandissimo abbraccio a mister Foscarini che resta sempre nei nostri cuori. Sicuramente, questa è una bella notizia, la vittoria di Foscarini. Volete venire? No, dicevamo, allora, adesso mancano tre partite, è cambiata la quota salvezza secondo te e che squadra ti aspetti? Certo, in relazione ai recuperi degli infortunati, c'è stato detto che forse a Ferrara, ma col Brescia potrebbero rientrare Faiusci, potrebbe anche rientrare Rolando Bianchi, potrebbe rientrare Luperto. Fabio, Perto, la quota salvezza anche. Perto praticamente già nei ranghi di rientro, oggi comunque era in panchina, non è al meglio, diciamo che è all'80%, eh? Quindi Luperto è praticamente rientrato. Mammarella ha detto che potrebbe rientrare, sì, ma speriamo di no. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo, comunque Guelfi l'ha sostituito bene, secondo me ha fatto bene. Magari uno che metta un cross migliore, cominci a risegnare magari da angolo, vai. No, scusa se ti interrompo. Ho parlato prima di legge di grandi numeri. Abbiamo ancora tre partite, legge di grandi numeri. Ci manca il gol sul calcio di punizione e il gol sul calcio d'angolo che dobbiamo ancora fare. Vedere quante. In questo campionato. Dai, arriveranno. Non lo so, dai. Ma no, la quarta salvezza invece secondo me rimane invariata. Arriva 48-49 se salve. Va bene, grazie a te. Allora 48-49 quota salvezza, il problema sarà comunque già sabato a Ferrara contro una squadra che diciamo Salernitana. Domenica. Perché la Salernitana domenica gioca contro se lunedì perché gioca col Frosinone. Sì, se fa un punto che il Frosinone non riesce, se batte il Frosinone la Salernitana la spalpa già festeggiata. E quindi gli basterebbe un punto. No, alla Spal serve invece la vittoria. No, se vince la Salernitana la Spal festeggia e tu vai a Ferrara magari con un clima di festa. Vabbè, vediamo quello che succede, c'è da essere preoccupati. Enzo, allora qui dobbiamo arrivare ad avere ancora un paio di punti almeno per salvarsi. 2-3 punti. Conteranno molto gli scontri diretti. Ricordiamo che noi giochiamo tre partite terribili perché andiamo a Ferrara contro la Spal che è prima in classifica, riceveremo il Brescia che è in piena lotta per evitare la retrocessione e l'ultima chiuderemo l'ultima e chiedo conforto a voi al giovedì sera. Noi giochiamo il giorno prima, tutti giocano giovedì, quindi tutti alle 20:30, alle 20:30 tutti quanti. E quindi come la vedi tu? Diciamo che io confidavo molto nei punti salvezza e speravo di ottenere oggi, perché sono tre partite difficilissime. Io vedo una partita a Ferrara molto impegnativa, la Spal è una bella squadra, l'ha sempre dimostrato, una squadra soprattutto che gioca molto bene nel secondo tempo. I denti. La vera partita importante sarà poi lo scontro diretto qua con il Brescia. Il Brescia, a mio avviso, è un grandissimo allenatore che Gigi Cagni, un allenatore che ha ridato motivazione alla squadra, che ha incominciato a rifare, a
Secondo me quella sarà la più importante che noi giocheremo fra queste tre, a mio avviso, perché comunque non dovremo concedere punti al Brescia, soprattutto non dovremo perdere, perché perdere col Brescia sarebbe un suicidio. Beh, ascolta Enzo, ma perdere col Brescia, allora, se noi non facciamo risultato a Ferrara, perdiamo anche col Brescia, la vedo molto grigia, insomma, certo, vabbè, che ci siano tre partite impegnative lo sappiamo, quello che sto dicendo è appunto questo, che noi col Brescia assolutamente dobbiamo quantomeno portare a casa, può essere che quel punto sia quello che ci dia la salvezza. Perché secondo me, come ho sempre detto, la quota salvezza purtroppo è intorno a 45 anni. Io di questa cosa sono sempre rimasto convinto e già l'avevo espresso anche nelle puntate precedenti. Per cui la speranza è quella di riuscire a portare via dei punti a Ferrara e poi a questo non è quello che mi auguro. Grazie Enzo. Massimo, tu la vedi allo stesso modo, nel senso che servono 2-3 punti, riuscendo a far risultato già alla prossima gara contro la Spala, Ferrara, e con una squadra che non ha ancora contezza, non ha certezza di quanti giocatori recupererà in difesa, il centrocampo è chiaro, sappiamo che Palazzi non lo rivedremo praticamente più da qui alla fine del campionato e poi la prossima stagione chissà, in difesa potremmo recuperare Luperto, per quanto con Ate comunque oggi a mio avviso non si sia disimpegnato male, sì, Luperto è recuperato, va bene, poi però devi scegliere comunque sugli esterni, possibile rientro di Mammarella, lo dicevamo prima, come spinta di Vaiushi, però il problema di Vaiushi, allora, che non è un problema ma è una risorsa, è che mettendo Vaiushi tu a quel punto devi fare una scelta, certamente non ritorni al 4-3-3, almeno non credo che si ritornerebbe al 4-3-3, e allora se metti Vaiushi cosa fai? Lo metti al posto di Aramu a fare da spalla o supporto all'eventuale senza rientro di minuti, Comi? Senza avere 90 minuti nelle gambe nella partita che devi fare il risultato, non è esatto, perché si parla tanto del rientro di Vaiushi e noi ne saremmo tutti felicissimi, però Vaiushi va bene come esterno, gli vogliamo far fare il gioco di Aramu? Gli vogliamo far fare il gioco tra le linee? Non ha 90 minuti, non può giocare. Aramu deve andare in panca perché non segna e Vaiushi non può giocare perché ha 90 minuti. Comi, Morra, se recuperiamo Bianchi, Morra, giochiamo con 2 punte. Sei d'accordo Massimo? Io lo dico da un mese e mezzo di giocare con una punta in più, cioè con una punta a fianco Bianchi. Insomma l'unico rientro che dobbiamo attendere è quello di Bianchi. Con tutto l'affetto per Mammarella, se anche sarà disponibile io continuerei con Eguelfi fino almeno a salvezza ottenuta. Con tutto l'affetto per Vaiushi non puoi mettere in campo un giocatore dopo 40 partite che non gioca, cambiare lo schema tattico per Vaiushi. Vaiushi può essere utile magari in qualche quarto d'ora per creare scompiglie, per creare magari superiorità numerica sulle fasce, magari qualche scampolo di partita, ma non possiamo pensare di rimettere in formazione titolare Mammarella e Vaiushi. Ormai abbiamo trovato una quadratura. Senza grave quella di Emanuele. È una quadratura che ormai abbiamo trovato. Certo, se perdiamo Emanuele per altre 2-3 partite, abbiamo perso Palazzi. Comunque potrebbe bastare un punto. Beh, ma abbiamo Nardini, abbiamo Osei. Sì, no, perché Castiglia. Castiglia. Vi ho lasciato l'assist. Allora, Castiglia non ha giocato oggi, che era in superiorità numerica, perché è un giocatore che poteva fare. Allora quando gioca Castiglia? Non gioca più. Quanto ai punti da fare, ne potrebbe bastare uno se lo facciamo col Brescia. Perché se pareggi col Brescia dovresti. Però forse ne servono due. Erano i due che abbiamo lasciato sul campo a Pisa, che erano il match point. Erano la salvezza. Guarda, non farmici pensare perché quei punti di Pisa erano fondamentali per star sereni e giocare anche me quella mezz'ora oggi. Un po' molle a Pisa, mi sa che la paghiamo con la solita sofferenza fino all'ultima giornata. Vabbè, così resta vivo il campionato, esatto. Fino all'ultimo anche per la Pro. Paolo Gagnone, prego, vedo che sei impaziente di il microfono, dai. Volevo condividere quello che hai detto voi su di andare a Ferrara e non giocare in 10 con Aramu in campo, quindi Aramu ha bisogno di riposo perché nelle ultime partite purtroppo non ha fatto bene, io giocherei con Morra a 2 punte e mi spiace ma giocare così con 2 punte, Morra al posto di Aramu e Vaiushi eventualmente nel secondo tempo. Grazie Paolo, tra l'altro l'amico Pino Ferraris, saluto e abbraccio fortissimo, commenta proprio in corso di diretta che a suo avviso nell'ultima parte di gara già oggi abbiamo giocato con il 4-3-3, forse era più un 3-4
4-3, non so, adesso mi piacerebbe un rapidissimo giro di opinioni per capire, sempre che si potesse interpretare e tradurre l'ultimo il modulo correttamente. L'ultimo quarto d'ora, 2-4-4. Un 2-4-4. Ah, ecco, allora condividi la mia impressione, l'ultimo quarto d'ora non c'è stato modo. 2-4-4. No, ma l'ultimo quarto d'ora è 2-4-4, legati con prove della fuori libero, legati con altri difensori centrali, ma in mezzo al campo costantemente, tutti all'arrembaggio. Eh sì, all'arrembaggio. Allora, adesso io vi lascio. Vuole dirvi che c'era la settimana un rumor sulla possibile cessione della società. Bravo, l'ho sentito anch'io, un rumor sulla possibile cessione della società. E io che... Un sogno. No, un sogno nel senso che l'abbiamo sognato, no, lui l'ha proprio sentito. Ma io glielo ho proprio chiesto al presidente. Non un sogno, perché no, noi vorremmo che il presidente restasse qui per sempre con la Pro in Serie A. Tu l'hai chiesto al presidente? Io l'ho chiesto al presidente e vi consiglio di seguire le interviste sulla nostra... Vabbè, ma non ci per sapere cosa ha detto. Un cenno, vabbè. Allora, si è parlato di questo, però è chiaro comunque innanzitutto che la società eventualmente dovrebbe finire in mani solide con delle prospettive. Assolutamente, secondo me, resterà tutto come quest'anno, questa è la mia idea. Magari no, sentite quello che ha detto Massimo Secondo a Paolo. Ah, tu l'hai sentito? No, Ferrero ha dichiarato. Non ho sentito nulla di questi rumors e tutto. Io dico una cosa: se viene venduta, deve essere venduta a una persona seria che porti veramente l'orgoglio della Provercelli nel cuore, perché il presidente Massimo Secondo in questi anni l'ha dimostrato. Bravo, esatto, sì. E esatto. Quindi se la vende, boh, però che la venda veramente in mani certe, non a mani come quelle che erano quelle di Palestina. No, vero, assolutamente, ma lì no. Ma guarda, nel calcio è molto facile anche farsi fregare in queste situazioni. No, è molto facile farsi fregare in queste situazioni. Io so che Massimo è una persona molto di cervello, ragionevole in questo campo, sa fare e non la vende al primo stupido. Allora, se la vende è perché veramente ha visto che è una persona seria davanti a lui, altrimenti continua il progetto te che è meglio. Vabbè, allora, santissime like. Allora, adesso io non vi chiederò il pronostico, però secondo voi la Pro si salverà già la prossima con la SPAL, col Brescia o col Frosinone? Partiamo da Paolo. La matematica. Per me oggi all'80% è salva. Noi vogliamo la tranquillità. Dunque, grazie al presidente che ci ha fatto vedere calcio vero per degli anni e ci siamo tolti dei meandri, dei campionati che ci facevano solo soffrire e non si vedeva giocare. Qua perlomeno vediamo giocare. Quando non giocano bene i nostri, giocano bene gli altri, quindi vediamo un buon calcio. Sì. La tranquillità è importante. Se noi avessimo vinto a Pisa, per me facciamo punti anche oggi, perché giocavamo sulle ali dell'entusiasmo. Quindi abbiamo la speranza di poter chiudere un campionato sereno, divertendoci. In allegria, evviva! In Serie B ci restiamo. In Serie B ci restiamo. Ci restiamo. Comunque. Vogliamo restarci con le ultime due giornate serene, battere il Brescia, ma non perché ci serve, perché facciamo una bella partita. Allora, siete tutti d'accordo? Vi farei ancora una domanda. Allora, come ipotesi, poi faccio il giro, partendo sempre da te. Allora, la Pro si salva, il mister per la prossima stagione sarà dunque confermato oppure no? La Pro si salva e poi parleremo molto più profondamente nelle prossime settimane di questo. La Pro ha molti giocatori e l'allenatore che sono uomini di mercato. Quindi ne parleremo, penso, tutto il mese di giugno, un pezzo del mese di luglio ancora su quello che succede. Condividete l'opinione dell'amico e collega Paolo Gaglione? Io ti rispondo con due sì secchi. Cioè, la Pro si salva, all'80% ha ragione Paolo, è già salva. Manca solo la matematica. E secondo me l'allenatore sarà il prossimo allenatore del Torino, ma non della prossima stagione. Quindi ancora rimarrà Vercelli a farsi un altro anno. Perché si parlava anche di un'ipotesi Chievo, così sempre in sogno. No. La pensate allo stesso modo? Io vorrei essere ottimista come loro, assolutamente,
dico che secondo me la Pro quest'anno si salverà. Spero che la salvezza venga matematica con la partita con il Brescia. Secondo me comunque l'80% è troppo ottimistico, perché come dico, purtroppo le squadre dietro in questo momento stanno correndo e quindi attenzione, occio occio. Esatto. Grazie Enzo Massi. Sì, secondo me ci salviamo, il discrimine è salvarci bene o salvarci con la paura fino al 90esimo della partita. Mi piacerebbe salvarmi una volta sul campo, cioè pareggiamo, vinciamo col Brescia, abbiamo 4 punti di vantaggio sulla Cunitiva e festeggiamo qua al nostro stadio, ma non attaccati alla radiolina, non attaccati alla radiolina aspettando quella giocata delle altre, ma perché abbiamo... Grazie Massimo Paolo. Sì, ci salviamo per quanto riguarda il futuro allenatore, c'è tempo. All'estate, c'è tutta l'estate, la società saprà bene come giocare. Grazie di essere con noi sempre numerosissimi, vi abbracciamo forte e come sempre forza pro.